Gaza, 1956, una tragedia che la storia sembra aver dimenticato. Un vero e proprio massacro che causò almeno 275 morti nelle città di Rafah e Khan Yunis. Gio Sacco conduce un'inchiesta dettagliata e puntuale su questi tragici fatti e ce lo racconta in Gaza 1956, uno straordinario esempio di graphic journalism che riporta alla luce fatti e storie di cui non si sa quasi nulla. Un lavoro lungo e massacrante, fatto di ricerche, di letture, ma soprattutto di incontri. L'autore vive per mesi a Gaza, si sposta da una città all'altra, indaga, raccoglie testimonianze dei superstiti e cerca di ricostruire con chiarezza e scrupolo i fatti di quegli anni. Il libro è così un lungo reportage che ci mostra il susseguirsi di guerre e ci fa ascoltare le voci dei profughi e dei sopravvissuti, una storia che ci viene raccontata da uno dei maestri indiscussi del giornalismo e si avvale della forza dell'immagine. Un fumetto per non dimenticare, un fumetto per rispettare la memoria di caduti dimenticati e per gettare luce sulla situazione russa e cecena. Stiamo parlando del volume illustrato Anna Politkovskaja di Francesco Matteuzzi ed Elisabetta Benfatto, edito da Becco Giallo. Il fumetto ripercorre le indagini della giornalista russa sulle guerre cecene e sulla sua attività di mediazione con i terroristi, fino ad arrivare alla tragica fine della Politkovskaja per mano del governo russo, di cui era una fervente oppositrice. Un omaggio d'autore ad una donna che, con coraggio e professionalità, è stata capace di sfidare il regime di Putin e di poteri economici che girano attorno al petrolio ceceno. Un libro che inchioda il governo russo, ma anche il nostro, che con certi atteggiamenti ha pubblicamente apprezzato, anziché condannare, i crimini commessi da Putin e dai suoi. Continuiamo a parlare di graphic novel. Ecco cosa ci consiglia Fabrizio Piazza, libraio di Modus Vivendi. Un fumetto d'autore che mi ha impressionato per la qualità sia tematica che grafica. Dick Matena è l'autore, è un illustratore olandese e il titolo è Parigi 2544, pubblicato da Nottetempo. Siamo a Parigi negli anni 40, i protagonisti di questo graphic novel splendido, ripeto, sono il giovane Jean-Paul Sartre e il grande scrittore americano Hemingway, che camminando una sera per Parigi si imbattono in una splendida ragazza che si chiama Eva, dalla fedina poco pulita, e si appassionano alle vicende di questa ragazza, e quindi diventa il ritratto di un'epoca. È una storia molto intima, molto personale, ripeto, arricchita dalle tavole splendide di Matena, che ne fanno un fumetto e una storia splendide. Anche quest'anno a Bologna ci sarà Bill Ball Bull, la quinta edizione del Festival Internazionale del Fumetto. L'appuntamento è dal 2 al 6 marzo. Gli organizzatori della manifestazione cercano studenti e appassionati del fumetto che vogliono partecipare come volontari all'organizzazione della quinta edizione del festival. Se siete interessati, mandate un'email entro il 31 gennaio con il vostro curriculum a info@billballbull.net. Per saperne di più, collegatevi su www.billballbull.net. Iperborea rilancia la collana Ombre, interamente dedicata ai gialli scandinavi. La casa editrice rivisita il noir con una nuova tendenza culturale che cerca di uscire dalla letteratura di genere attraverso un'attenzione ai temi sociali e politici. È il caso de Il fuggitivo di Olaf Hergel, la storia di un'inviata in Iraq che viene rapita dai terroristi ma che riesce a fuggire. Una fuga troppo perfetta che desta sospetto in Danimarca. Così, da eroina nazionale, la giornalista diventa sospettata di complicità con il suo carceriere nazir, inspiegabilmente comparso sul territorio danese. Un thriller politico che mette a nudo le ansie xenofobe della Danimarca di oggi. Tra le strade malsane di Copenaghen si intreccia la storia di Assassinio di lunedì, di Dan Turell. Uno dei maestri della letteratura danese racconta le indagini del commissario Heller e del suo amico giornalista alle prese con un killer di giovani donne al quale tenderanno una trappola. Gli amanti del noir, poi, non potranno perdere Tuo fino alla morte, di Gunnar Stolesen, considerato uno dei migliori scrittori contemporanei di thriller. Una storia appassionante tra gli anonimi caseggiati della periferia di Bergen, in Norvegia. Una serie di inspiegabili omicidi familiari tra i risentimenti, le solitudini e la rabbia degli uomini che vivono nell'ombra.